Blanca 2, seconda puntata, Blanca gelosa di Liguori. La squadra del commissariato di San Teodoro concentra la propria attenzione su un giro di combattimenti clandestini tra cani che stanno avvenendo nella zona. Blanca dà il suo importante contributo per cercare di capire chi possa esserci dietro e come eliminare il problema. Per la poliziotta si tratta di una questione di grande importanza, in considerazione del suo legame speciale con i cani. La poliziotta deve fare i conti anche con alcune questioni personali, che si mostrano più difficili del previsto da affrontare. Lucia, infatti, si sente tradita da lei e la rifiuta, mentre Liguori comincia ad allontanarsi da lei. Quest'ultimo infatti non riesce ad accettare che Blanca si stia riavvicinando a Sebastiano, nonostante sia stata salvata per un soffio. Quindi, oltre a lasciarsi andare alla gelosia, prende le distanze da lei in modo evidente. Nella vita di Liguori, proprio in questo momento difficile, riappare una vecchia conoscenza. Si tratta di Veronica, che nel passato è stata una sua amica d'infanzia. Ora, però, la donna è ovviamente cresciuta ed è diventata un'avvocatessa brillante, oltre che una signora con un grande fascino. Veronica collabora anche per la madre di Liguori, Livia. La vicinanza dell'ispettore con la nuova arrivata non sfugge di certo a Blanca, che inizia a provare un'evidente gelosia per lui, facendo comprendere quali sono i suoi sentimenti. Intanto il caso di Polibomber, come è stato soprannominato il misterioso attentatore, torna al centro dell'attenzione. Lo scopo dell'uomo sembra essere proprio quello di prendere di mira la polizia di Genova, ed è necessario mettere un punto alla questione una volta per tutte, prima che qualcuno si faccia male sul serio. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi Blanca alla fine sceglierà di stare con Liguori, oppure preferirà Sebastiano? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.